Eccoci qua, eccoci qua. Finalmente siamo arrivati quindi in live, in diretta con il nostro amatissimo impero mediterraneo. Mamma E mia, ma che presentazione di comunque, merda è? perché sono un po' in affanno questa sera, chiedo aiuto agli altri membri del Gran Consiglio per dare un po' di brio, perché qui la situazione è tragica, per quanto mi Mamma mia, come riguarda. siamo messi? Quanto mi riguarda, la situazione è veramente tragica. Mica, stiamo facendo ferrovia intera qua. Comunque, signor Archie, faccia lei che sennò io qua da piangere. Dorme, Forza, che ormai presentissimo. Ha rovinato l'inizio, quindi inutile. Buonasera a tutti. Smandibola, smandibola. Popolo, Buonasera, io amici vi dell'approdo invito a... Italian Gaming. Buonasera, se la smettete di parlarmi sopra, io vi mando a fare in culo subito. Partenza Avete fatto prima proprio io. feroce. Appunto, lasci parlare Beh, che stava dicendo cose intelligenti a differenza sua. Ah, stavo Beh, sì. appellando al popolo, che è giustificatissimo insultare Vernizzi con l'uscita di questo primo video di questa sera. È Beh, vero, è anche vero. Alkir, insultate Alkir sempre. Signor Backfield, mi raccomando, si faccia difendere dal signor Flack, che è proprio Lui oggi vede è la proprio il giustizia giorno in me. buono. Bravo, noi siamo gente che... Ma lei è un amico dei francesi, quindi vada da altre parti. Meglio amico che amante. Infatti c'è uguale. Dato che voi insultate a caso, controllo cose serie. Intanto faccia lei, faccia. Facci vedere la potenza del sindacato. La facci vedere. Ecco, infatti, io l'altra live sono entrato praticamente, era roba, praticamente a giochi finiti. Qua bisogna buttare giù i sindacati male anche, proprio menaglie male. No, adesso arriva questo dopo anni di riforme a favore del popolo, Esatto. arriva lui. Sì, proprio, ma giù botte proprio di quelle brutte, Abbiamo. Impossibile, Non la vuole impossibile, nessuno. nessuno, nessuno. E ci proverò comunque. Va, guarda, abbiamo fallito con meglio e fatto con meno, quindi possiamo fare la sanità pubblica, così diamo la mazzata definitiva ai devoti Papisti. e ai papisti, e così li purghiamo in modo definitivo, Sì, mettiamo io la fine. rischierei. La rischierei, fammi vedere la panoramica. Il problema sono la popolazione rurale. Ma che Ah, governo di ecco cosa merda stavamo avete fatto? facendo. Avete fatto il partito, cioè, al governo c'è il Partito Agrario, il PSI. Che problema c'è? Lui arriva, Problema no? c'è, Lui ma che non c'era perché stavamo governo facendo di i festini. merda avete fatto? Cioè, tra l'altro il nostro re è fumatore d'oppio, Guardalo scusa. qua, cioè, guardalo qua, c'è un governo al 62, almeno con un minimo di gente, un minimo di gente decente. Niente, c'è Bellissimo. l'imperatore Puma. Il tossico. Ma vuole fare il governo E facciamo il governo. Col partito di estrema sinistra? Non mi piace questa cosa qua. Che danni incredibili al fine Ma no, lealismo lascia com'è prima, che lui non capisce un tubo di sto c'ha gioco. ragione. Ma lei non Noi. dia, lei non dia. Se lei dà ragione a Flack, Vabbè, se lei intanto dà ragione a partiamo, così la Flack, smettete di rompere le va palle. questa volta non sono in Una merda. minoranza. Ascoltami, signor Alchi, qua si stava facendo, grazie all'aiuto dei nostri amici nel pubblico, si stavano, come si dice, trasformando tutte le zone rurali in zone sviluppate, no? In modo da togliere tutti questi partiti agrari fuori dai coglioni. Esatto, stiamo Sì. Il lavorando per il fine capitalismo. No, quello fine no. capitalismo, il fine capitalismo è al governo il partito rurale e i socialisti. Che Lei problema. Quelli, siamo in veramente, democrazia, capisci? ma tra l'altro che democrazia abbiamo? Democrazia Democrazia. cristiana. Democrazia un po' fake, però intanto si riesce a votare. Che legge elettorale abbiamo? Una legge brutta. Suffragio universale abbiamo. No, Sì. suffragio universale. Ma siete dei cazzo di criminali di Maschile però, guerra. questo è maschile o è femminile o è No, universale. solo maschile. Ma Chiaramente perché abbiamo il universo suffragio. è? Cioè, ma io manco in diretta e voi fate solo cazzate? Ma te sei una cazzata. Ma bro. Suffragio universale. Il suffragio universale.
Ma è Mastodon. L'universo sono contadini. Libertà garantite, tassazione proporzionale. Bellissimo. Pensione di vecchiaia. La tassazione graduatoria, guarda che roba, più 267k non serve. Non graduata, serve perché, che graduatoria. Guarda, lui legge e non capisce, sì, quello che c'è scritto. Ma sono scemo, lascia perdere. Sì, 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 per sempre. Potremmo abbassare il costo, togliere la tassa sui consumi. Ma toglila. Ah no, ma no, la tassa sui servizi, la tassa sui servizi si tiene, cioè un minimo. Cazzo. No, noi 200 di autorità ci potremmo fare qualcosa di interessante. Tipo? Tipo sopprimere i sindacati. Sì. Tipo mettere la dinamite sotto la carrozza, mostro. Sopprimiamo sti sindacati. Via, giubbotte. Ci mette il veto? No, non si può sui partiti, l'abbiamo detto l'altra volta. Non è vero. Ma che è sta regola di merda? Ma che qua? Ascolta, ma se lei non c'è, arriva e si lamenta. Bravo. Questo la toglie e siamo in deficit. Ma sì, ma siamo. Cioè, porta pazienza. Cioè, sono i mini 22k che ci fa venire da piangere. Niente, ha creato un paradiso di non si sa bene cosa. Non si pagano i servizi. Tasse al minimo, stipendi al massimo. Io, questo è il fine economico supremo. Sì. Sì, intanto un signore che di nome fa Flack sta architettando alle sue spalle, ma lei è talmente rincoglionita a non accorgersi, per trasformare questo paradiso di offerta, mercato, libero scambio in un posto grigio di piattume economico. La Nicea vuole... Bravo Nicea, attenzione, attenzione. Ah, hanno vinto ancora il cazzo di agrari. Accetto. Perché magari così ti inciuccio nel mercato. Cosa perché abbiamo gli agrari così potenti? L'ho detto, perché sono, no, sono ovunque. No, in realtà ha guadagnato molto forza il sindacato. Ma che dici, guarda lì? No, è così. È una picchiata. Che cazzo? È crollato. Ma prima i sindacati erano più... Ah, no, aspetta, perché il rosso è il partito libero scambio. Ah no, i sindacati. Sono crollati. Vabbè, comunque il signor Flack vuole trasformare questa roba in un soviet brutto. Ma non ci riuscirà mai, perché... Se lei invece ascolta le cagate del signor Flack, delle repubbliche socialiste mediterranee, mamma mia. Ma che è successo? Siamo in guerra. Zande. Zande. Laggiù. Siete autorizzati a fare crimini di guerra. Ma che mostro! C'è un mostro. Ma non è che Cianciulli c'ha un figlio e è diventato generale? No, Cianciullai. No, è diventato sindacalista. Segue la... Cianciulli non diventerà mai un cialtrone come lei. Ah, sì. Ma si ricorda che... No, però parte scherzi, guarda quella parte che stavamo guardando delle costruzioni dei... Di che cosa? Per togliere terreno agli agrari. Ah sì, ma abbiamo messo in cantiere la grande riforma infrastrutturale. Sai che ci servirebbe? Esplosiva e plastica. Ah no, ho sbagliato il gioco. Adesso... Prova. Guarda, incredibile avviamento di produzione. Mamma mia. Ma i privati come stanno costruendo? Saranno le banane che costeranno meno del grano tra qualche anno. Quindi adesso questo non si tocca più niente, li si lascia fare per un attimo. Mamma mia. C'abbiamo un po' di roba sulla linea di costruzione. Ma un po', giusto un po', però almeno abbiamo 2700 cantieri che lavorano. Quanti vecchietti che è? Contro la Francia. Oh. Vediamo la cosa là. Lo sto andando. No, la Francia vuole picchiare il Giappone per... Per cosa? Aprire il mercato giapponese. Allora va fa culo. No, ma così. Così, no? Così. E tutti gli altri? E tutti gli altri, voi cosa c'entrate? Vabbè. Voi, perché governa lei? Governo io.
La Baviera, la Baviera quanto ci dista la Baviera? Beh, in termini di PIL l'abbiamo lasciata nel Medioevo, no, la Baviera, cioè, l'abbiamo lasciata, loro sono ancora lì che dicono vapore, e noi figa siamo lì con i telefoni, la radio, gli smartphone esatto. Loro sono lì e ho sentito il Brambi a pericena Guarda, la febbrezzazione è un po' bassa, eh? È più alta degli altri. Siamo al 18. Perché? Di gli altri che? Siamo ventesimi. Io mi riferisco agli altri che sono... Di alcuni seri, altri. Che sono paesi seri. Se te mi dici, ah no, l'Epiro che sono in 5, no, il più evoluto a livello... del. Se sono in 5, intanto nella Galizia, l'Odomeria, sanno parlare meglio di noi. Cioè, intanto Albano è meglio di noi. La Galizia e l'Odomeria sono... Quanti sono? C'è la Jacopino di PIL, 24 milioni di PIL. C'è la Jacopino, sì, questo è Vittoria 3, purtroppo sta governando Vernizzi. Governo io perde. Perché è un governo ladro. Governo ladro, perde di valore. Stiamo vincendo qua. Ah, sì. Strano. Contro Mizuno, bravo, ma bravo. Facciamo vedere sta battaglia. Non siamo... Mamma mia, ma che è? Questi qua, guarda, poracci. Ci è andato quell'artiglieria d'assedio, ma lei è un criminale di guerra. Mamma mia. Vabbè, insomma... Ride di aver massacrato un popolo. Esatto. Che ho ottenuto i diritti di colonizzazione. Su cosa? Che non c'è più niente, è bombardato tutto. È chiamato un Buster Call, è chiamato. Peggio che veramente la marina. Venti di cambiamento, c'è una voce del diario là, un evento. Anzi. Ah, qualcuno ha petato. La Toscana, cosa vuole la Toscana? Incorporato... Le liste dovute all'aumento del tenore di vita, più 25. Pesantemente urbanizzato. Rendimento dell'edificio centro urbano, vai, per la prima. Ma sì, di che... L'Italia così spostata. Pesantemente urbanizzato. E se gli facessimo una grande guerra alla Baviera? Alla Baviera, non so se lo c'ha. Ma che alleanze c'ha quello? Quella... La Troia, beh, Bud Spencer al governo della... Ho guardato questo. Tra l'altro, Cristo Santo, cioè, questi sono ancora una monarchia assoluta. Qua non vota un cazzo di nessuno. Sono persone serie. Esatto, mica sono dei cialtroni come noi. All'Andalusa, dannato spagnolo. Fa vedere. Informazioni. Io non ci posso pensare che abbiamo il suffragio universale. Mi viene male solo a pensarci. È la cosa migliore del mondo. No. Abbiamo un popolo di contadini e tutti votano, lo sanno malapena contare fino a tre. Esatto. Infatti è per quello che dico che devono essere... È per questo che vincono i partiti di Flack, perché fa votare gente ignobile. Il partito agrario sarà il suo partito. No, con chi è in coalizione il partito agrario? Con chi sta facendo il governo il partito agrario? Questo è una larga intesa per salvare il paese. Folchi. Per me si faccia un governo serio, mandi a casa sti cialtroni. Tu sei un cialtrone. Bravo. Possiamo cambiare la monarchia? La dico così, era un'idea. Sì, ma questo non... Una teocrazia, no? No, la Repubblica del Consiglio, guarda là. Sì, certo. Come no? Sì. Questo tipo non accadrà mai. Mai. Grande Lolang. Sono d'accordo, ma non succederà mai. Non diventeremo mai. E fu così. Ma anche se... Lui non è un Vernizzi, però. Lolang, gli agricoltori hanno rivinto le elezioni, ma grazie al cielo c'è il sindacato che gli tiene botta. Purtroppo c'è il sindacato che gli tiene botta. Cioè, dobbiamo Lolang, pure il sindacato. Botte da orbi. Sì, vabbè, guarda. Lolang, lei a differenza di... Grande, signor Sparo. Lei a differenza di questi cialtroni qua, fanno finta, che ne dice di una bella consiglio, di un bel consiglio al posto di sto sovrano qua, oppiaceo. E pacifista. Ma un consiglio di chi? Di contadini? Ma sì, ma vuole fare una forma di governo che piace a lui, dove purtroppo tutti stupidi. Giusta, tutta giusta. No, perché lì si cresce. Quasi il 70% lei è in grado di farsi eleggere solo da gente che non sa leggere. Cioè, innanzitutto il 30% degli analfabeti sono quelli che votano lei e i papisti. Non credo proprio, perché gli analfabeti sono gli elettori del suo partito. No, perché c'è scritto.
Appunto, proprio perché c'è scritto. C'è scritto, metti una X qua se non sei alfabeta, analfabeta, allora ce la metto. Mamma mia, mamma mia. Poi invece mi basta entrare e far vedere sul documento che c'è scritto scemo nobile. Scemo nobile. Oh, grande signor Sparrow, meno male che finalmente... Bravo Jacopino. Cosa state dicendo? Io... Non si badava, sei appena svegliato, non capisci una sega stasera. Forse sei appena svegliato. Gli impianti petroliferi. Propongono una industrializzazione totale in tutti gli stati. Sì, sì, totale in tutti gli stati, sono d'accordo. Anch'io sono favorevole. Sono d'accordo con lei. Aumentano i lavoratori, aumentano il sindacato. Allora, per prima cosa però partiamo da... dalle basi. Aumentano i lavoratori, più lavoratori da opprimere. Allora, io però vorrei aumentare ulteriormente la costruzione. Però, aspettiamo, cosa facciamo? Aspettiamo che arrivi questa tecnologia qua e facciamo poi questo livello qua, oppure buttiamo su con un altro, ulteriore settore civile? Ah no, ma ce ne abbiamo 2758. Basta. Lascia che costruiscano, sennò continui a costruirci sopra e non finisci mai i progetti che hai messo. Se lei è sempre in pausa, non li costruiremo mai. Infatti questa serie da un anno la finiremo, perché è sempre in pausa. Non è vero, guarda, siamo oggi nel 1900. Grande, capace, signor Padelle. È capace che questa sia anche l'ultima live. Ciao Padelle, perché? È capace che arriviamo nel 1936. Ma che stai dicendo? Con la tua velocità è già tanto, se raggiungiamo 1899 a dicembre. Una velocità ridicola, tu sei. Adesso dimmi la formula della velocità. Bravo. Velocità è uguale a velocità meno veloce flac. Massa per economismo al sindacato. Ma che cazzo? Torni un attimo sulle politiche, perché avete ridotto questo paese in un posto di merda. Ma non è vero assolutamente. Anzi, io vorrei fare prima al mondo, vorrei dire. Bravo, no, anch'io. No, questo si può mettere il veto. Adesso litighiamo, però. Adesso si litiga. Ho detto veto, però. In alcun modo. Ho detto veto. Questo migliora questo e migliora anche questo. Bravo. Migliora tutto. Questo è importante. Vabbè, una volta nel consiglio c'erano i veti, io dicevo veto e dicevo no, che merda, flac, e non mettevano il veto, adesso non ho mai scritto niente. Veto per sopprimere i sindacalisti. Quello che ho detto io prima e l'altro. Lei no, faccia quella legge. La politica non si può, l'abbiamo detto. Non posso. Infatti viene cacciato dal governo, quindi adesso riforma il governo. No, giocare un governo di merda, mi va. Dai, smetti. Ma se vogliamo fare sto giochetto, io sono pronto adesso. Va bene, allora facciamo così, signor Becker. Metta la legge penale. Metta la legge a fare, mettiamo in soppressione. Io sono per gli intellettuali. Signor Beck, manovra tenaglia. Cacci l'asso con la Repubblica Presidenziale. Io voglio gli intellettuali, voglio. Cacci il veto sulla Repubblica. Siamo sempre perta fiscale, siamo. No, più che altro quello prima dei lavoratori cosa dava? Allora, quello prima dei l'organismo di controllo? Esatto. Mezza merda, in realtà. Sì, perché questo qui riduce solo le morti sul lavoro. Questo aumenta, oltre che ridurre le morti sul lavoro, aumenta anche gli stipendi minimi. Quindi meno soldi per il governo. No, meno, cioè è una maggior distribuzione della ricchezza e del denaro. Cioè questa quindi cosa qua giusta, vedi. Colpisce molto il tenore di vita, lo fa crescere in modo lasciali un attimino questo focus. Vorrei leggere che il ceto alto è facoltoso, il ceto basso è impoverito, per dire, no? E il medio è prospero. Non era ceto basso, grazie a cazzo. Vabbè, ma almeno prospero ci vuole, grazie alla maggioranza. Non era ceto basso, che cazzo. Ho capito, ma non può essere ceto basso e facoltoso, è la differenza tra 14, 5, 38 e 7. L'Olanda parte piano, Sarebbe bello una guerra potente contro la Baviera quando ci siamo militarizzati con i fiocchi. Sì, ma bravo, qua. Ma infatti, signor Lolanda, ne stavo giù, ne stavo non in questo gioco di merda. Non in questo, su questo gioco di signor... una guerra d'umiliazione. Secondo me dobbiamo prepararci a una guerra. Qua o la Francia, l'Italia e la Francia dobbiamo toglierla almeno, se non la Baviera. La Francia mi garberebbe per prendere. La Baviera la voglio togliere a suon di carri armati. Va bene, la Baviera tiriamo quello che è in Italia.
Vogliamo prendere l'Italia? Sì, e con chi è alleata l'Italia? Con la Francia, con la Baviera sarà. Io sono curioso di sapere. In un fantoccio lo trasformiamo. Sì, ma con chi caga? Nessuno, non gli è cagato nessuno. No. Ah, io sono curioso di vedere se poi Andalus avrà guerra civile come solitamente succede in quel posto. No, non siamo in fame, quindi possiamo fare guerra a chi ci fa. Sì, conti che trasformare l'Italia in un fantoccio ci dava 72 di infamia, quindi sì? Pronti. Non l'ho visto. Sì. No, ma è ancora sopportabile, è ancora sopportabile. 72 di infamia è tanto, e dopo è un casino notevole. È un casino. No, 72 ancora gestibile. Sì, arriva la Landalus e mi fa: "Ah, come avete pensato di fare una cosa del genere?" Lo catturiamo e lo nettiamo, quello è il problema. Lo diciamo subito. Pizze, si va così. Pizze sulle ginocchia. Poi proprio. Arriva il britannico che fa: "Ah, come vi è venuto in mente di fare una cosa del genere?" Gli mandiamo la flotta come l'ultima volta, che gli tiravamo giù 6.000 convogli al secondo. Sì, infatti. Didatti, cioè, giustamente. Giustamente Padelle fa, ma l'Italia fa simpatia. Lorang, ti devo chiedere di scrivere il messaggio senza usare parole. Sono stato accusato di essere troppo permissivo. Scrivilo con una forma diversa. Io stavo scrivendo a Turizzo. Vabbè. Certamente l'ho fatto anch'io, ma mi hanno sgridato. Ma perché autorizzo spesso? Autorizziamo. Qua serata autorizzazione. Sindacato leale. Rapporto della forza lavoro più 10 è soddisfatto, adesso è di nuovo leale, è un po' sta un po' un attimo altalenante. Sono lì sul ballatoio, sono lì in 3 giorni, una settimana è cambiata l'aria. Guardi, signor Vernizzi, facciamo fare il giro completo, cioè potenziamo anche i diritti dei lavoratori, li facciamo diventare talmente ricchi che da proletari diventano borghesi. Esatto. Non ci sarà più una classe per questo paese, e il signor Flack se la prende in quel posto. Effettivamente questa è una strategia molto efficace. C'è solo la classe media. Si vergogna. Comunque ci richiedono questa è la strategia. Ma la classe media sarà la nuova classe bassa in realtà, poi si evolverà semplicemente. Lolang giustamente dice di aprire le info degli agrari. Andiamo a vedere questi cazzo di agrari. Se puoi dire agrari, niente, mitomane. Mi è scappato da una parola di Tamale, mitomane. Allora, sono in 10 milioni, quindi non sono neanche. Sono pacifisti, però non vogliono farci guerra. Giulio Galetti, detto Andreotti, mi pare. Politologo. Sono agricoltori. Madonna, i cazzati. Beh, 2 milioni e mezzo, contadini, sei, vedi? 6 milioni di contadini nelle sussistenze. Mi sa che non sono questi. No, popolazione rurale però è scritto. Come no, sì. Sì. Sono i capitalisti dentro la produzione rurale, vabbè. Ma è una piccolissima. Spiegaci questo, Vernizzi. Sono le sue spie che si insinuano. Comunque il grosso per togliere questi è togliere le fattorie di sussistenza, sono tutti là. Sono sicuramente tutti lì, ma intanto adesso gli diamo una raddrizzata importante. Prova a vedere le costruzioni, che mi sa che adesso siamo arrivati alle... Sì, esatto, stiamo facendo Le piantagioni. Il grande piano agrario. Mamma mia. Manovra agraria. Questa che è la battaglia del grano, ma del caffè. Fatta bene? Battaglia del caffè questa. Qui adesso facciamo un'inflazione che... No, perché? Fra un po' la usano come calce per riparare i palazzi il caffè. Esatto, signor Lolang, è la congiura tra frati e contadini. Allora, vediamo un po'. Vede che Jacopino giustamente dice: la Baviera è meglio tenerla su Hearts of Iron perché vuole vedere i carri armati radere al suolo Monaco e Vienna. Che cosa buona. No, io non apprezzo questo odio verso Vienna, non ho capito. Tutte le città che ci sono. Ma ti dirò, perché Vienna, signor Jacopino? Secondo me, purtroppo. La Baviera è troppo forte, l'unico modo per poter vincere in Baviera è con una blitzkrieg nucleare, ve lo dico io. Guardi, la Baviera è troppo forte forse per la sua marina, forse. Quale marina? La verità è che dopo la battaglia del caffè arriveremo su Vienna e spargeremo il caffè al posto del sale, per terra. Poi diremo il caffè l'hanno inventato a Vienna, che cazzo stai dicendo?
caffè l'hanno inventato a Vienna, ma allora questo si droga veramente a dire cose incredibili. Questo si droga male, ragazzi. Questi non leggono i libri, gente. Mamma mia. Vabbè, oh, siamo in un Mediterraneo libero, ognuno la pensa come vuole. Cazzo di cane, ovviamente. Però. Un Mediterraneo libero. Se è un Mediterraneo libero, aggiungerei i mortacci vostri che non vi fate i cazzi vostri. Oh, bellissimo, allora, potere al popolo. Motore a combustione, signori. Motore a combustione. Signori. Infatti, signor Sparrow, sono i preti che sono insieme ai contadinaci che tirano giù i porchi, sono allora, quelli che c'hanno gli intrallazzi. Società, è arrivato il momento. Ah no, l'ho già fatto, ok. Lo Zeppelin, diciamo, le urgenze dello Stato. Lo Zeppelin, non serve a niente. No, è uno scherzo. No, non serve a niente, cioè, lo puoi solo ormeggiare sul grattacielo, cioè completamente inutile. È una cosa proprio di vezzo. Sì, sì, esatto. Ah, sapete che io nella mia capitale posso ormeggiare il mio Zeppelin nel sì, grattacielo. È solo per fare... Sì, c'è solo per diminuire. Allora, qui fanno la difesa di profondità, la stanno facendo per conto loro. Noi facciamo le ah, giustamente il signor Rolang dice: i viennesi, dopo il secondo assedio di Vienna, hanno fatto appropriazione culturale sul caffè. Vabbè, i bar che si chiamano caffè sono partiti anche da Vienna. Aspetta, tecnologie e produzione. Venezi, non sei stato colto affascinato dal cacciatorpediniere? C'è la ricerca disponibile. Signor Beckfield, però non glielo dica. Sì, ma infatti, da che parte stai? Non ho capito. Ma che cazzo? Dalla parte di quelle che si vuole divertire. Non ho capito. Non c'era nulla, tra l'altro. Sta dormendo, che inizi. Sì, sì. Quindi se l'abbiamo disturbata. E con questo che si fa la... Ma perché le strade asfaltate sono dopo gli ascensori? Che a Firenze c'è? È profonda, è importante. E il fatto che tu non riesca a cogliere la cosa è una mia colpa. No, vabbè, ma su società invece vai in là, scusami. E quello lì che c'è il megafono, cosa c'è? Agitazione politica. Vengono fuori, il partito, il partito fascista. Minchia. Viene fuori il partito fascista e... C'è il dissenso, cosa c'è? Sì, c'è... fanno casino. Dissenso vietato, ah, non puoi più emanare la legge... La manovra bavaglio. Esatto. Inizi, sparo di trattori, così potuto più. Trattori. Tu sei un trattore. Sì, effettivamente la burocrazia... Guardi che nel momento che lei sta scegliendo la tecnologia, c'è un movimento rivoluzionario che sta facendo la guerra a noi. Chi? Chi? Guardi là. Hanno addirittura una corona. Indonesia. Hanno due truppe comunque, vorrei dire. Indonesia. Però sono supportate da chi? Ah, lui mette l'esercito di già, che guarda. Intanto ci mando le truppe. No, sono supportati dai parenti stretti, sono in sei. Anatolia. Anzi, sono in due. Sì, ma lui è fine economista, ma alla fine la burocrazia non la segue, il produttore sì, non la caga. Andiamo esatto. No, perché non posso andare? Deve ancora partire. No, che c'entra? E come che c'entra? Guarda, è ancora azzurro. Fai andare il tempo ogni tanto anche, magari... No, ma io non è vero che metto sempre in pausa, no? Non è vero. No, prova adesso. Ah, no, bisogna fare un sbarco, signor Vernizzi, hanno preso tutto. Che sobani. Perché hanno preso tutto? Ah, tutti e due regioni. Sì. Ma perché vi lamentate? Fa vedere. Che si lamentano, state meglio degli altri, ma siete proprio stronzi. Adesso vengo lì, riscanno tutto. Allora, posso dire che se mi dovessero proporre, facciamo una nuova nazione con questa bandiera, una bandiera nera con una corona d'oro al centro. Ti direi sì, ribelliamoci. Vai, ci faccio della produzione, che il popolo sta chiedendo produzione di che cosa? Riscontro alla sua malefatta. Questo è il mercato. Si vede anche la produzione. Siamo a un surplus di campanellini. La burocrazia, guarda sulla burocrazia. Tipo. La burocrazia, io devo costruire degli altri centri amministrativi. Adesso facciamo finire questa tornata di roba e poi facciamo un sacco di centri amministrativi.
Ma siamo già coi telefoni? Siamo già coi centralini? Sì, sì. Aspetta, a proposito, bravo. C'è già lo spam telefonico, ti chiamano se vuoi un nuovo prezzo per il gas. Sì, sì.